Buongiorno ragazzi e ragazzi, nuovissimo video. Allora, in questo video vi voglio mostrare la pulizia delle porte perché un paio di voi me lo hanno esplicitamente richiesto. Una di voi mi ha detto che ha porte in legno che non riesce mai a pulire bene. Gli rimangono perché comunque sono porte in legno, ma sono comunque semilucide, quindi non riesce mai a farle venire omogenee. Un'altra di voi invece mi ha detto che ha porte lucide e gli rimangono sempre gli aloni. Quindi io oggi sto per mostrarvi una miscela che potete utilizzare su tutti i tipi di porte: porte in legno, legno grezzo, legno lucido, laminati, laccate, cioè praticamente le potete utilizzare su tutti i tipi di materiali. Non è una miscela aggressiva, è una miscela completamente naturale che toglie ogni genere di sporco, quindi sporco secco. Intorno alle maniglie si depositano sempre delle impronte, quindi toglie perfettamente le impronte, non lascia aloni. Ed è semplicissima da preparare e semplicissimo anche il passaggio di pulizia. Quindi oggi ci dedichiamo a questo. Prepariamo la miscela e puliamo le mie porte. Andiamo! Allora, ragazze, prepariamo la miscela per pulire le porte. Io uso questa bacinella perché entrano perfettamente 3 litri di acqua a temperatura ambiente. Poi voglio mostrarvi questo prodotto Rio Melaceto, aceto di mele biologico, che tra l'altro elimina anche i cattivi odori, ma è un multiuso, pulisce e sgrassa per tutte le superfici lavabili e potete pulirci davvero tante tante cose. E io metto una tazzina, vedete, di caffè di questo prodotto di aceto di mele, quindi non è importante la marca, qualsiasi marca avete va bene, l'importante è che sia una tazzina. E con questa miscela andremo a pulire le porte. Io ho le porte in legno, comunque sono diciamo semilucide. Vado a utilizzare poi il mio solito panno che sto amando. Questo è il panno che sto utilizzando, che è un panno in cotone, che mi piace tantissimo questo panno perché pulisce veramente bene. Do una semplice passata sulla porta. Se le vostre sono tanto sporche, potete anche passarle 2 volte. Comunque do una semplice passata, strizzato fortissimo e si asciugano alla perfezione senza aloni, senza tracce di acqua e mi trovo benissimo proprio per questo panno, perché con la microfibra, a meno che proprio non la strizzi in maniera fortissima, forse qualcosina rimane. Invece con questo vengono perfette. Però se voi magari avete la microfibra, casomai le asciugate. Ma sono sicura che con questo metodo, con questa miscela, tutti i tipi di porte, quindi ripeto, lucide, legno, laminate, qualsiasi tipo di porta vi viene perfetta. Allora ragazze, queste sono le mie porte, vedete? Sono in legno, però comunque tendono a essere lucide. Qui mi si formano sempre le impronte, vabbè, poi la classica polvere che si deposita quotidianamente. Quindi io do una semplice passata, strizzo forte comunque il panno, si asciuga in un attimo la porta e viene perfetta. Immediatamente bella lucida, si toglie tutto lo sporco e si asciuga in un attimo. Ragazze, la porta come viene benissimo. Naturalmente faccio anche la parte interna, passo anche sulle mostre. Vedete quanto è strizzato il panno? Neanche sembra che le sto pulendo, ma vi assicuro invece che
le sto pulendo con il panno bagnato. Ecco qua, cioè vengono perfette ragazze. A questo punto ragazzi concludo il video, avete visto quanto è semplice comunque pulire le porte con questa miscela, non dovete fare chissà che cosa, il risultato è garantito, è eccezionale, provatela e fatemi sapere. Se avete altre richieste scrivetemele nei commenti, io piano piano ragazze cerco di accontentare tutti, mi ci vuole un po' di tempo perché ho comunque delle cose di mia iniziativa da mostrarvi, delle cose insomma che mi chiedete voi, quindi io mi sto segnando tutto su un quaderno e piano piano farò tutto. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio come sempre dei commenti e dell'affetto che mi lasciate in ogni video. Vi chiedo come sempre di lasciarmi un like per sostenermi, iscrivetevi al canale, chi mi vuole seguire anche su Instagram, TikTok, mi trovo come FedericaSweet02, vi mando un bacione e ci vediamo molto presto con un nuovo video.